Buongiorno a tutti, finalmente concludo questo video che si parla di una blusa barra un crop top che ho fatto prima di Natale, pensate un po'. Mi sono un po' persa con altri video più impulsivi e solo ora sono riuscita a metterlo insieme, anche perché non è facile fare questo tipologia di video, soprattutto per me che sono alle prime armi. E insomma, però volevo metterlo online. Ecco qua le varie foto di me con la mia bella panciona. È comunque un modello svasato, per cui copro un po'. Qua la tenevo dentro, probabilmente la pancia, guardate un po'. Ho messo su tutte le foto che avevo per rendere al meglio l'idea. E quindi adesso andiamo subito alla realizzazione. Io ho usato un velluto fermo con dei ricami in oleogramma. Questo è il Burda, è un arretrato, potete trovarlo sul sito tranquillamente. Questo è il dietro, il davanti della blusa, quindi pezzo intero il davanti e due pezzi il dietro perché non avevo abbastanza tessuto. Vado subito a cucirmi il centro dietro, questa è la manica, eccola qua. Vado a cucirmi il centro dietro, vedete? Dopodiché l'ho cucito centro dietro intero, butto sul centro davanti intero senza la cucitura, vado a unirmi le spalle insomma, facendole combaciare, spalle unite, apro in due il mio top col diritto verso di me, vado a prendermi la mia bella manica, devo mettere il colmo della manica, vedete lo sto segnando, mi ero dimenticata. Sulla spalla del top, vedete la cucitura della spalla, devono coincidere. Vado a spillarmi tutto il giro piano piano. Devo dire che io da quando ho scoperto di attaccare le maniche così le faccio sempre così, anche se io ho fatto diversi corsi, scuole, anni fa e anni recenti. Non mi hanno mai fatto vedere attaccare la manica in questo modo, perché probabilmente nelle scuole insegnano il metodo classico dove si chiude il fianco, dove chiudi la manica e devi attaccare le due cose da chiuse, diciamo, le due parti. Ecco qua, manica, giro attaccato, guardate che semplicità, adesso andiamo a piegare in due e chiudiamo la manica. Ecco qua il sottomanica, vedete? Adesso vado a chiudere sottomanica e fianco tutto in un'unica cucitura. In questo caso io ho usato tutta tagliacuci, la uso spesso soprattutto per progetti così proprio semplici, tutta tagliacuci. Ecco qua una manica è chiusa, si vede malissimo, vedete che è chiusa comunque. Vado adesso a fare la seconda manica e dopodiché questa blusa io ho deciso di farla col collo alto per dargli un po' più di grinta. La manica l'ho fatta un po' più scampanata rispetto al modello, basta allargare il fondo e insomma è semplicissimo come progetto, veramente vi potete sbizzarrire a farvi questi crop top con pochissimo tempo. Ecco qua, adesso vado a fare il collo. Io avevo poco tessuto in altezza, quindi ho dovuto farne due per avere interno ed esterno collo, li ho uniti con una cucitura, vedete, perché non avevo abbastanza, mi sembra che sia, bisognava avere 12 di altezza, io non ce l'avevo, non avevo più tessuto, quindi l'ho fatto diciamo in due pezzi il collo, la cucitura alla fine non si vede, quindi va bene così, l'ho cucito tutto intorno, lo giri. Si vede malissimo questo pezzo, mi rendo conto solo adesso. Comunque, una volta che voi avete il collo doppio e chiuso in un tondo, andate a spillarlo appunto al giro collo, mettendo davanti col davanti e dietro col dietro, ve lo spillate tutto per bene e dopo che avete attaccato il collo ci sono gli orli ed il progetto è bello che è finito. Quindi io vi consiglio di provare a fare una blusa così perché sono molto pratiche, carine. Io l'ho anche messa sul manichino con una cintura. Secondo me è molto carina. Vedete, ho spillato il collo, vado a cucirmelo. Ecco qua la blusa finita. Arrivederci, ciao, fatemi sapere, un bacione.